Ciao a tutti amici miei e benvenuti nella terza parte del video tutorial di cui stiamo facendo un po' di chiarezza sulle paste termiche in modo da capire bene, da comprendere bene il funzionamento e il tutto e come vanno applicate. Che l'ho fatto vedere in molti video, però non ho mai fatto un video nello specifico come adesso. Allora, nella seconda parte ho fatto vedere come si applica la pasta termica sul processore e qui ho fatto vedere anche un piccolo esempio che se sbavo un pochino non succede niente. Allora, perché questa pasta termica, queste paste termiche, tranne il metallo liquido, non sono conduttrici di elettricità. Quindi questo è molto importante, se sono a base di carbonio, per dire, non sono conduttrici. Diciamo, quindi sono molto buone. Allora, o impasti di quello che sia. Ecco, più che altro impasti di metalli o cose varie, lì andiamo un pochino più. Allora, una volta applicata qui la pasta termica, specialmente sulla PlayStation, vi do un aggiornamento. Adesso questo dissipatore sarebbe di questa, della PS4 FAT. Però facciamo ad esempio che sia della Slim. È solo per fare un esempio. Quindi, come si può notare, il dissipatore, che qui già è più grande, comunque, se andiamo nello specifico a vedere, ci sono delle righe che se voi fate col dito così, ma è facile, si sente anche con... Adesso non ho le unghie, però chi ha le unghie fa così, si sente, anche se non ce l'ho, si sente proprio che ci sono delle righe in orizzontale. Queste righe vanno riempite, se le ingrandiamo diventano kenie. Come? Diventano come un kenio, come questo qui. Eccolo, come questa che ho fatto vedere. Allora, cosa succede? Che una dritta che vi do, una volta messa la pasta termica qui, non la mettete solo qui e basta, ma anche sul dissipatore. Quindi cosa facciamo? Andremo a prendere la pasta termica in questo modo, ok? Una volta applicata, adesso non fate caso che ho sbavato io apposta qui, questo l'ho fatto vedere, però facciamo ad esempio che questa sbavatura non c'è, l'ho fatta apposta. E andiamo ad ammettere anche, normalmente rimane sul dito, vedete, al massimo sporcherà un pochino, poi vi lavate, non è un problema. O se no l'applicate con la solita paletta, anche se consiglio sempre con il dito perché si sentono i granelli, se ci va un granello di qualcosa lo sentite, con la paletta magari vedete la striscia poi, però già è meglio di mettere un chicco. Andiamo a mettere un'altra po' di pasta termica, eccola, non molta, e andremo anche ad applicarla sul dissipatore. Quindi andremo ad applicarla sul dissipatore. Questa pasta termica è molto buona perché comunque sia non è male, perché è molto appiccicaticcia pure. Quindi essendo appiccicaticcia non è liquida proprio che se ne va, quindi rimane, è molto buona questa pasta termica. Però, vi ripeto, sono tutte buone, tranne le prime che hanno un grado di conducibilità molto basso. Andiamo a metterla anche qui sul dissipatore. In questo modo, cercando di seguire le linee, di riempire le linee. Quindi tutta la parte, eccola qui, perfetto. Voi allargatevi un pochino, anche se questo è più piccolo, allargatevi sempre un po', perché normalmente è al centro, però nel dubbio di non sapere se prende, quale spazio prende, andate a fare così. Ecco, in questo modo, io consiglio sempre di mettere, in questo modo, quindi sia sul processore, quella che avanza, che avete sul dito, la mettete qui, poi ce ne aggiungete altra, e sia sul dissipatore. Perché questo? Perché in modo che se qui a qualche angolo è messa un po' di meno che non avete preso, sia con la paletta oppure con il dito, da quest'altra parte c'è, compensa quando andate a chiudere, fa effetto panino. Quindi in questo modo è messa bene, non è molta, è un velo sia qui, però che copre l'argento, cioè la parte argentata dell'alluminio o del processore. Quando andate a schiacciare poi, io consiglio sempre questo. Questo è quello, sono piccoli aggiornamenti e chicche che vi do, eh. Allora, facciamo ad esempio, allora, intanto facciamo questo. Andiamo a pulire questa. Ok. Puliamola un attimo, che vi faccio vedere una piccola cosa, perché questi sono aggiornamenti, che voi quando uno fa, a dove potete farlo, certo, nella PS4 potete farla, nel processore del computer è un pochino più difficile, anche perché nella PS4 ne ho parlato tante volte, lasciamo perdere la clamp che c'è, o la X-clamp a croce, perché lasciamo perdere, l'ho detto migliaia di volte, che mi lamento sempre perché è vero, non è un tirante che schiaccia bene il processore. Questa qui è la sua, eccola, è quella di questo, è la FAT. Praticamente questo è il suo dissipatore, che va messo in questo modo. Ecco, così va, in questo modo. Cosa succede? Una volta applicata la pasta, che l'avete chiusa sia sotto come ha fatto vedere sopra, sia sotto e sopra, e mettete la clamp con la solita basettina sotto, certo, per proteggerla, oppure qui in questo caso non ci vuole la clamp, ma c'è proprio la cover in metallo sopra, e poi si mette la clamp, perché qui non ci sono i buchi per mettere questa, in poche parole, che adesso vi faccio vedere.
vediamo se sta qui, c'è da qualche parte, è la base sotto dove ci va la clamp. Allora, un attimino solo qui, l'ho messa, ecco questa qua, allora, eccola qui. Allora, questa è questa qui, la base, questa è quella che va sopra, eccola, in questo modo, eccola qui. Questa è la parte che va sopra e poi ci va questa lamellina che ho parlato, che ecco, la piegata rimane piegata, questa è alluminio, questa è proprio una stupidaggine di quelle, proprio che vabbè, se era flessibile era meglio. In modo che non servivano né rondelle né niente, perché era flessibile, la lasciavi e tornava su. Questo sarebbe, fa effetto ammortizzatore dell'auto, cioè come se io vado in giro con un ammortizzatore scarico, prendo le buche e le sento tutte, se prendo un granello di la sento tutte, non compensa, non scende molto rapidamente come è rapido, come quando è nuovo. La stessa cosa, la dilatazione della materia che scaldandosi dilata, si stringe, ti dà, beh questo l'ho fatto vedere, ecco, ve lo faccio vedere ingrandito, però farebbe così, col calore si stacca. E questo è ingrandito, non è reale proprio così. E con il freddo si tira la materia. In questo modo compensa la molla o quello che sia, perché tutti i dissipatori hanno le molle dei portatili dei PC, per questo motivo. Quindi, quando andrete a mettere o questa con il dissipatore, questo sopra, in metallo, o l'altro pi più piccolino, e poi ci vanno direttamente questa sopra, diciamo, sulla Slim o sulla Pro, che succede? Fate sempre questo. Una volta messa. Facciamo ad esempio che io sto facendo la FAT, ho messo anche la clamp con le viti, le rondelle, tutto. Le rondelle dico, allora vi do un aggiornamento, su questo modello le rondelle di plastica vanno qui sotto, una e due. Io ci metto un po' di pasta termica qui e qui per farle tenere, perché queste piazzole quando vado a schiacciare con le rondelle ci sono gli anticondensatori vicino e quindi potrebbe fare qualche danno. Potrebbe fare qualche corto, quindi mettete le rondelle sotto, mettete questa sola, attenzione che le rondelle non scappino, poi le centrate con un cacciavite e poi ci vanno due rondelle. Allora, vi do un altro aggiornamento, sulla FAT ci vogliono tutte le versioni di FAT, tre rondelle, tre, perché le viti sono più lunghe, tre rondelle sopra e sotto va quella di plastica, su ogni vite, tre e tre, Slim e Pro, due sole. Quindi 2, 2 e quella di praticamente diventa ogni rondella 1 mm, quindi 1, 2, 3 mm ogni lato, abbassate di 3 mm, perché c'è quella di plastica di 1 mm, due di metallo sono altri 2 mm, 3 mm in più che schiacciano. In questo modo non vi preoccupate che non succede niente, è tutto testato, non si rovina la madre, non si rovina niente. L'importante è fate come vi dico, non la mettete qui. La rondella di plastica su questo modello di fatte, sulle fatte che sono che hanno il coperchio sopra, che non hanno la parte in metallo sotto per proteggere la clamp, che se non la posso mettere qui mi farebbe corto sui nanocondensatori, la mettete la rondella qua. Una volta fatto questo, ok, e stretta e messe le viti, fate questo. Facciamo ad esempio che già c'è la pasta termica, qui c'è pasta termica, c'è la pasta termica sia sul processore sia sul dissipatore, c'è la clamp, ci sono le viti, si fa questo. Pollice, il palmo della mano in questo modo e schiacciate forte. In modo che quella in più di pasta termica esce, che magari è piccolissima, è poca, ma vi esce fuori però, vi esce ai lati, fa effetto panino, rimane solo quella che serve. In questo modo, una volta schiacciata, messa questa però, con le rondelle, sopra, andiamo a schiacciare, ok, una volta schiacciato la mettiamo giù, sempre montata, e ricontrolliamo le viti se si è allentato qualcosa, ma di solito non si è allentato niente. Questa tecnica è molto buona, se fate così non succederà mai niente e vedrete che la vostra PlayStation rinascerà perché sarà completamente rigenerata. Quindi, allora, ricapitolando, vediamo un attimo tutto, ok? Ricapitolando, io ho fatto vedere come si mette la pasta termica in, diciamo, sia nel processore della scheda madre, questa è di un computer, ok? E questa è della PlayStation, di una PlayStation 4, come va applicata. Con questo, con il vetro, l'ho fatto vedere proprio con il vetro che è trasparente perché il dissipatore come fate a vedere se ha preso tutto? È impossibile, con il vetro si vede. Allora, se è più impastosa si allargherà, noterete che quando schiaccio si allargherà di meno, quindi farà più spessore ma si allarga di meno, quindi viene più piccola la rondella, quindi ancora peggio. Se invece è più liquida se ne andrà più, però non coprirà mai più, come ho messo quella bianca prima, è più larga, però gli angoli non li prende. E non fate come molti che vedo io delle cose, una striscia, una croce, una X, ma è tutta pasta termica sprecata, così ne mettete un botto.
Perché poi fate un pastrocchio qui ai lati. Mettetela come ho messo io, con il dito, con la paletta, sia qui che l'altra sul dissipatore. In questo caso, questo è un PC, la mettete sul dissipatore del PC. Poi, una volta applicato, stringete le viti. Qui non serve spingerlo a mano forte, perché se lo volete fare, lo potete anche fare. Mettetevi guanti, giustamente, per l'elettrostaticità. Adesso io sto facendo senza, perché questa è una motherboard rovinata, non funzionante. Però schiacciate un pochino, secondo se potete, se avete la possibilità, se no le rondelle, le molle qui già schiacciano. Ma la PlayStation che non ce le ha, dovete farlo voi. Ok? Questo è il tutto, vi ho spiegato bene, diciamo, come funziona. Ecco. E un'ultima cosa, così chiudo il video. Ecco, infatti, come si può notare da questo scritto che è scaricato da Wikipedia, praticamente non è che dici me lo invento, ok? Si può notare il rame è terzo in classifica di conduttore, però non possono usare l'argento perché se userebbero l'argento qui sì, è più conduttore di calore a 480, stiamo lì con rame che è praticamente 390, scusa, 460 e 390. Però non è molta differenza a questi livelli, però costerebbe anche di più la Play. Se me lo fanno l'argento mi costa un botto. Come si può notare, dopo il rame c'è l'oro, l'alluminio, l'ottone, il ferro, eccoli, il platino, l'acciaio laminato, il piombo, eccoli i gradi di conducibilità, quali sono dei metalli. Questi sono. E a sorpresa il diamante è quello che conduce più di tutti. Ragazzi, il video finisce qui, spero che sono stato chiaro. Poi se vi ripeto di avere un po' di pazienza sulle PlayStation, perché normalmente in periodo di non pandemia, purtroppo che è iniziata, io facevo le PlayStation al massimo 3-4 giorni, 2-3 giorni anche. Con la pandemia si è un po' allungata perché sono arrivate ad ondate tutte le PlayStation. Mi sono arrivate tra novembre, dicembre, gennaio un botto di PlayStation. E quindi purtroppo ho dovuto metterci una settimana, anche 10 giorni se non di più, perché ho un botto di roba. Ecco, come si può notare qui, un televisore mi hanno portato, mi portano di tutto. Questo è un 65 pollici della Samsung, non si accende che l'ha preso, mi sembra un fulmine. Quindi ho di tutto, quindi passo dalle PlayStation alle schede delle caldaie, per dire, alle schede di qualsiasi genere, alle TV, a qualsiasi cosa, ai zaini della pelle, a qualsiasi cosa. Quindi abbiate solo pazienza, è questo. Allora, il video finisce qui, spero che sono stato chiaro e vi ricordo a tutti sempre che il mio numero è sotto il video o anche nelle info del canale. Andate lì e vedete il numero, per i lavori mi chiamate, ok? Ciao a tutti e arrivederci al prossimo tutorial. Ciao!